Iole Santelli, candidata alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra, nel suo giro per la campagna elettorale ha fatto tappa a Reggio Calabria e nel corso del suo intervento ha detto, riferendosi alla provincia reggina, che tutti questi luoghi devono poter essere invasi dai nostri giovani e dalle loro idee. Le bellezze devono riempirsi di azioni forti che valorizzino i beni e persone, riempirsi di imprese. Iole Santelli è stata accolta con grande entusiasmo, tenendo conto che la sua attività politica ha sempre avuto grande attenzione per le emergenze calabresi. Le emergenze, dalla sanità al welfare, alla sicurezza, che troppo spesso soffocano la quotidianità, saranno al centro delle prossime azioni di governo in un confronto serio e collaborativo con gli organi dello Stato, aggiunto, per rimarcare il tema della Calabria come terra di normalità, perché non si può continuare ad essere terra di diritti negati. Poi il riferimento a Gioia Tauro affinché finisca di essere il simbolo di un'occasione sprecata. Una donna al vertice della regione, ma un modo diverso di governare. La Calabria ha troppi problemi, ma anche troppe possibilità, perché vengono caricate sulle spalle di una sola persona. Noi dobbiamo imparare a fare squadra. Squadra nella politica, ma soprattutto squadra Calabria. Squadra con i calabresi. Se facciamo squadra veramente, la partita la vinciamo. Quando ha maturato le decisioni di candidarsi e come è successo? Io dico per destino. Non l'ho maturata, non l'ho voluta, non l'ho perseguita. È capitato, avrei fatto da spalla, mi piaceva lavorare per la Calabria e per il suo futuro. Mi ritrovo in un ruolo, diciamo, avanzato e cercherò di svolgerlo al meglio. Su quali ci sarà il suo impegno per la Calabria, quelli principali per lo sviluppo e la ripresa della regione? Allora, io credo che noi dobbiamo puntare sulle nostre eccellenze, che sono turismo e cultura, ambiente, innovazione tecnologica. Trasversalmente, tutto ciò, investendo seriamente le risorse, produce occupazione. Cioè dobbiamo iniziare a canalizzare i fondi, sapere cosa scegliere. Soprattutto dobbiamo sapere un dato e capirlo. La regione non è un ente di gestione, non è un ente di potere, è un ente di programmazione, di governo. Certo, far squadra col consiglio regionale, ognuno deve avere il rispetto dei propri ruoli. La politica è corale, la politica è attenzione alle esigenze e soprattutto alle idee e al confronto. Fare squadra intendo dire a campo largo, maggioranza, opposizione, le migliori teste, chi ci vuole stare, i tanti calabresi che sono fuori e che possono dare ancora tanto alla Calabria.